Noto Sapri, primo incontro stagionale per la Serie D, un Sapri quasi inesistente, un Noto caparbio, in certi momenti davvero bello da vedere. Ma andiamo alla cronaca, il Noto già nei primi minuti si fa pericoloso con il palo di Catania, che fa presagire ad una gara all'ultimo respiro. Su un'azione successiva il portiere del Sapri si salva di istinto respingendo un colpo di testa. Noto insiste e passa in vantaggio con il suo centravanti Savanarola, che è su un rimpallo di testa in sacca. La partita si infiamma quando l'arbitro decide di concedere un calcio di rigore su un fallo in area. Ma nel calcio può succedere di tutto, soprattutto quando l'arbitro, forse per il troppo caldo, decide di dare due calci di rigore al Sapri e non vede falli evidenti contro il Noto. Qui l'attaccante del Sapri crossa al centro ed è evidente il fallo involontario di mani del difensore netino. A trasformare il penalty è il numero 9 del Sapri, Alessandri. Il Noto sostituisce il numero 7 di Dio con il numero 17 Consalvo. Il Sapri sostituisce Alessandri con De Bellis. Per un fallo del numero 17 Consalvo già ammonito, l'arbitro decide di mandarlo negli spogliatoi anzitempo. Il Noto rimane in 10 ma non demorde. Al 70esimo è il nuovo entrato Luca Filicetti a travolgere la squadra avversaria con un tiro da 25 metri imprendibile. Nel finale la prodezza di Gianluca Catania sul cross di Pirrone ad insaccare e a far risultare il pubblico natino. I Sapri reagisce ma non convince, un tiro da dentro aria va alto sopra la traversa. Il finale è Noto 3, Sapri 2.